questo nuovo video, siamo in compagnia di Linux e ben presto anche di un terminale. Perché dico di un terminale? Perché vi farò vedere adesso un comando di nome df, che sta per disk free, quindi disco libero, usato sui sistemi operativi di tipo Unix-like, quindi GNU, di cui quindi fanno parte ad esempio tutti i sistemi operativi, tutte le distro Linux, macOS, che ha sempre i file coroutils, quindi i file sviluppati sempre sotto licenza GNU, nella Free Software Foundation di Stallman, e anche altri sistemi operativi Unix-like. Il comando df ci permette di sapere quanto disco abbiamo utilizzato, quanto disco, qual è la capacità totale del nostro hard disk o dei nostri hard disk, e anche la percentuale d'uso, oltre a sapere anche dove è montato, quindi capacità totale degli hard disk. In questo caso ho solo un hard disk, quindi device SDA1, quindi hard disk da 500 giga, 500 giga nominali in blocchi da 1024, che non saranno ovviamente 500 proprio giga precisi, ma 400.74, anzi 472 più o meno. Usati questa quantità, disponibili questa, è l'usato appunto in percentuale 20, è montato su appunto slash, è montato sulla postazione slash. Infatti quando installate delle distro, ogni volta se dovete mettere appunto di mount, inserite slash, non mettete altro. Lo inserirà solo il directory principale, chiamato anche directory root, che è identificato da questo slash. Se invece non siete pratici con questi numeretti grandi, nemmeno a me piacciono molto, volete saperli diciamo in maniera più carina, più semplice, più facile, potete inserire meno h, df meno h appunto, e vi dirà con precisione, usando migliaia, centinaia, ad esempio megabyte, gigabyte, appunto le dimensioni, lo spazio usato, la disponibilità, l'uso in percentuale e dove è montato. Quindi è un comando molto utile. In realtà permette anche molte altre opzioni. Per vederle vi basterà scrivere df trattino trattino help, cosa che è tipica dei file coroutils. Infatti qui c'è anche l'indirizzo gnu.org, Free Software Foundation. Potete inserire le opzioni meno a, meno b, meno h, eccetera, quindi moltissime altre opzioni potete inserire. Ricordiamo anche un'altra cosa, il comando meno df, meno, invece chiamarlo meno, ma non è un meno, è un trattino. Il comando df è un comando tipico anche di sistemi POSIX. Se volete sapere cosa sono i sistemi POSIX, chiedetemelo qui sotto nei commenti. Se avete dubbi, domande, sempre qui sotto. Se vi piace il video, un mi piace. Per questo video è tutto su Linux, qui da TuxUno, morgo al prossimo video.